Adesso Roberto Giulianelli, a cui spetta il prossimo intervento, potrebbe proprio come dire, inserirsi nel quadro che tu hai tracciato, perché di spunti ce ne sono tantissimi, sia per dare una declinazione locale, cioè che cosa è stata la Regione Marche rispetto ai quattro periodi, 4/5, il quinto ancora non sappiamo, ma insomma i quattro periodi fondamentali che tu hai tracciato, sia per alcuni aspetti specifici, perché una regione piccola come le Marche, magari sulla questione fiscale oppure sulla questione urbanistica e della pianificazione del territorio. Tu sai meglio di me, Lallo, che la Regione Marche è ancora alla prima generazione di legislazione urbanistica, quindi scontiamo dei ritardi non soltanto di dimensione e di capacità, come dire, di interagire con i territori centrali del nostro paese, scontiamo anche delle situazioni di incapacità di avere innescato meccanismi. Non c'è riuscito Campos, che è intervenuto con tutta la sua autorevolezza nel sbloccare la questione urbanistica. Non abbiamo il piano tripartito, non abbiamo elementi fondamentali se non quelli introdotti da una lungimirante quanto piccola riforma urbanistica che nel 2011 è stata introdotta e che almeno ha inserito i principi della perequazione, della compensazione e cose del genere. Allora, Roberto, penso che ci sia molto da approfondire rispetto al quadro che è stato tracciato prima del tuo intervento. Ti lascio la parola. Sì, grazie. Mi sentite? Sì, ok. Sì, io ho ascoltato con grandissimo interesse gli interventi di Soddu e di Barbieri, perché mi danno la possibilità, diciamo, di prendere la rincorsa per le cose che avrei voluto dire e che dirò. Diciamo, rivedrò alcuni passaggi proprio in virtù delle cose che ho già ascoltato, in particolar modo nell'ultimo intervento di Barbieri a proposito della programmazione. La programmazione economica e degli esiti, diciamo così, della programmazione economica nel regionalismo italiano e soprattutto nel caso delle Marche, che è il caso, diciamo, che ho avuto modo di studiare più da vicino. In realtà partirei da questa considerazione, cioè quando si parla di regionalismo nell'Italia naturalmente degli anni 60, quindi nella fase che precede immediatamente poi la nascita delle regioni a statuto ordinario, le due parole chiave che d'altra parte sono emerse, insomma, dagli interventi tanto di Soddu che di Barbieri sono decentramento e programmazione. Ora, sono due parole che evidentemente vanno insieme, è impossibile non solo separarle, ma è impossibile immaginare che soprattutto la seconda, la programmazione, possa esistere senza la prima, cioè senza un vero decentramento amministrativo. Tornerò su questi aspetti. A queste due parole chiave, decentramento e programmazione, però nel caso delle Marche, e qui c'è una specificità, se vogliamo, della nostra regione, c'è da aggiungere una terza parola chiave, che è trasformazione. Perché le Marche, a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70, vivono e vogliono vivere, cercherò di spiegare questo, vogliono vivere una trasformazione, che è una trasformazione economica, una trasformazione produttiva, una trasformazione anche evidentemente sociale e, perché no, culturale, che è singolare, che sì, certo possiamo inserire nel pacchetto di quello che poi verrà chiamato il NEC, la Terza Italia e così via, ma che comunque sia delle caratteristiche evidentemente peculiari rispetto a buona parte del resto del paese. Ora torno al punto di partenza, cioè le due prime parole chiave, decentramento e programmazione. Dicevo che la programmazione, che è, come d'altra parte è emerso fino a questo momento, l'obiettivo forte con cui nascono le regioni a statuto ordinario nel 1970, la programmazione non può esistere senza un vero decentramento amministrativo. È quello che diceva assolutamente Barbieri, sono d'accordo con lui. Le regioni nascono con l'idea della programmazione, che è programmazione urbanistica, ma è ancora di più programmazione economica tout court, dopodiché vengono private degli strumenti per farla e rimarranno a lungo private degli strumenti. Possiamo arrivare, come d'altra parte Barbieri diceva
giustamente alle leggi Bassanini, alla riforma del titolo quinto e dal punto di vista poi delle risorse alle risorse europee, quindi ai fondi strutturali, ma siamo alla fine degli anni 90, addirittura all'inizio insomma del XXI secolo, quindi molto avanti rispetto alla nascita, no, dell'ente regione. Resta il fatto però che la programmazione rimane per tutti gli anni 70 e per buona parte degli anni 80 una sorta di mito, no? È la parola chiave che ricorre a ogni piesso spinto nei dibattiti consiliari. Ricordava Vittorio Salmoni che io ho avuto la possibilità, la fortuna di curare recentemente insieme a Franco Amatori, insieme ad Amoreno Martellini, per conto dell'Istituto Storia Marche in collaborazione col Consiglio regionale delle Marche, un volume che si intitola appunto Le Marche 1970-2020, la regione e il territorio. Vuole essere una storia, diciamo così, dell'ente regione dalla sua nascita appunto nel 1970 fino ad oggi, naturalmente tagliando fuori quello che è l'emergenza attuale, di cui naturalmente non potevamo avere contezza e non potevamo certamente prevedere. Insieme all'interno di questo volume c'è una seconda parte che invece riflette in maniera più ampia sulla storia economica delle Marche nello stesso periodo, cioè negli ultimi 50 anni, la storia sociale e appunto la storia del territorio, una sorta di aggiornamento del volume Le Marche Einaudi, uscito a cura di Sergio Anselmi nell'ormai lontano 1987. Ecco, all'interno di questo lavoro io ho avuto la possibilità di scorrere i verbali delle sedute del Consiglio regionale delle Marche e, se si volesse fare un giochino abbastanza semplice e ozioso, se si contassero le ricorrenze del termine programmazione all'interno di quei verbali, insomma, troveremmo che questa parola, questo sostantivo è davvero presente con numeri straordinari. E questo è in qualche modo un paradosso, se si vuole. Cioè nelle Marche, negli anni 70 e fino alla prima metà, diciamo, degli anni 80, si parla tantissimo di programmazione a fronte di una situazione che oggettivamente non permette alla regione di attuare la programmazione che pure la regione vorrebbe in qualche maniera realizzare. Ora, questo è il cappello introduttivo di quello che vi dicevo, volevo in realtà dire, e cioè da come nasce la programmazione nelle Marche? Questo webinar naturalmente è intitolato, è dedicato alla figura di Claudio Salmoni, e in qualche modo Claudio Salmoni, evidentemente, come è già stato ricordato, ha molto a che vedere con la programmazione economica nelle Marche, e con lui ha molto a che vedere con la programmazione economica nelle Marche, non solo nelle Marche, anche Giorgio Fua. Ecco, vorrei concentrare un attimo l'attenzione su queste due figure e sul loro rispettivo ruolo all'interno della programmazione marchigiana. L'ISSEM, questo istituto, no? L'Istituto per lo Sviluppo, per lo Studio dello Sviluppo Economico delle Marche, nasce nel 1963 e svolge un ruolo fondamentale, che non è soltanto un ruolo di analisi e di studio, insomma, di quella che era la situazione socio-economica della regione in quegli anni, ma è un ruolo propositivo. Insomma, l'obiettivo dell'ISSEM è quello di partire dalla situazione allora attuale per proporre delle soluzioni che vadano proprio verso quella trasformazione del territorio e in realtà della regione dal punto di vista economico che tanto Salmoni, quanto direi ancora di più Fua, in qualche maniera auspicavano. Ecco, la presenza di Salmoni e di Fua, naturalmente con ruoli diversi all'interno dell'ISSEM, credo sia stato uno dei principali punti di forza, insomma, di quell'esperienza. D'altra parte l'ISSEM non era un'esperienza isolata nell'Italia dell'epoca. Ricordo che negli anni 60, insomma, esperienze di programmazione, di studi sulla programmazione economica a livello regionale nascono ad esempio in Toscana, no, con l'IRPET, ma nascono anche in Lombardia, nascono in Umbria, anche in altre regioni. Ma nelle Marche questa esperienza ha una valenza in qualche modo particolare. Ora, piccola parentesi biografica in parallelo tra Salmoni e Fua. Ora, Salmoni e Fua collaborano nell'ISSEM, vedremo composizioni diverse e anche
a volte scontrandosi. C'è un episodio che mi piacerà ricordare tra poco, dove insomma si vede le diverse posizioni, i diversi punti di vista, semplicemente perché Salmoni era un amministratore locale, invece Fuà era un accademico ed era uno studioso, e quindi diciamo i loro punti di vista non necessariamente collimavano, le loro esigenze, diciamo così, non collimavano. È però vero che Salmoni e Fuà insomma erano molto vicini, erano stati sin dalla gioventù, sin dall'infanzia, sodali, erano cugini, erano parenti, naturalmente, come sa benissimo Vittorio, erano coetanei, tutti e due classe 1919, lo scorso anno è ricorso anche il centenario della nascita di Giorgio Fuà, e sono stati compagni di scuola, perché tutti e due hanno frequentato il liceo classico Rinaldini, che siamo negli anni 30, era, soprattutto per la comunità ebraica di Ancona, una sorta di ascensore sociale, o perlomeno era visto come un ascensore sociale dai ceti abbienti di quella comunità, che mandavano i propri figli al Rinaldini, perché quello naturalmente era il trampolino poi per l'università e quindi per il mondo delle professioni. Ovviamente stiamo parlando di una comunità ebraica, siamo alla vigilia delle leggi razziali del 1938, una comunità ebraica che avvertiva, come sempre avvertì, aveva avvertito la comunità ebraica in Italia, non solo in Italia, direi sin dal Medioevo, l'esigenza di integrarsi all'interno del tessuto, no? In questo caso nazionale, dello Stato italiano. Ecco, Fuà e Salmoni hanno questa vicinanza che poi ritrovano negli anni della guerra. Tutti e due vivono a Milano, si frequentano molto a Milano, si perdono di vista, in realtà è una perdita di vista parziale, perché comunque mantengono contatti epistolari e contatti per interposte persone alla fine del secondo conflitto mondiale, e si ritroveranno di nuovo ad Ancona intorno al 1959-1960, quando Fuà, al termine di una lunga peregrinazione, diciamo così, di una decina di più di anni, tornerà nella sua città natale e si sistemerà definitivamente lì. Ora, quando nasce l'ISSEM nel 1963, Salmoni e Fuà avevano maturato ciascuno delle esperienze estremamente importanti che saranno funzionali poi al loro contributo nei progetti di programmazione dell'istituto, e poi anche nel momento in cui questi progetti trasmigreranno in certa misura nella regione, nei piani che la regione Marche formulerà a partire dal 1970. Salmoni, naturalmente sapete, quindi torno a dire cose che avete già ascoltato, aveva maturato esperienze importantissime di pianificazione urbanistica nell'Ancona post bellica, insomma era stato uno dei principali protagonisti, no, della pianificazione della città al termine del secondo conflitto mondiale. Salmoni era naturalmente un amministratore comunale, nel 1965 è stato ricordato ancora oggi, sarebbe diventato sindaco. Salmoni era, e questo è un aspetto che direi fondamentale per il discorso relativo alla programmazione, era naturalmente un esponente di spicco del Partito Repubblicano e soprattutto era molto vicino a Ugo La Malfa. E Ugo La Malfa, come sappiamo, da ministro del bilancio nel 1962 aveva vergato quella nota aggiuntiva che in qualche maniera aveva dato la stura alla programmazione, o perlomeno agli studi sulla programmazione economica in Italia, e poi alla commissione nazionale per la programmazione economica che sarebbe nata proprio nei mesi immediatamente successivi. Barbieri diceva prima, giustamente, ma appunto qui c'è un piccolo caveat che riguarda appunto il ruolo di La Malfa, diceva giustamente che la programmazione economica negli anni 60 se la intestò il Partito Socialista, ricordava giustamente Antonio Giolitti come ministro del bilancio e poi Pieraccini. Questo naturalmente è assolutamente vero, perché i due piani, i due programmi nazionali formulati in Italia furono appunto quelli di Giolitti prima e poi di Pieraccini, e quello Pieraccini fu poi in realtà votato dal Parlamento. È però vero che la spinta iniziale per la programmazione economica venne dalla Malfa, quindi venne dal Partito Repubblicano, e Salmoni naturalmente era molto vicino al segretario del Partito Repubblicano ed era in qualche maniera contestuale a quel tipo di ambiente e di visione. Dall'altra parte c'è Fuà. Ora, Fuà aveva svolto un ruolo, sto parlando del Fuà dell'inizio degli anni 60, un ruolo fondamentale nella programmazione economica in Italia. Lo aveva svolto sin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Fuà era molto vicino ad Adriano Olivetti, lavorò a lungo accanto ad Olivetti
varie forme con vari ruoli, diciamo, sin dai primissimi anni 40, cioè sin dalla seconda guerra mondiale, ma soprattutto al termine del conflitto, era vicino ad Ernesto Rossi. Ernesto Rossi lo vuole come braccio destro, suo braccio destro all'ARAR. L'ARAR era l'azienda dei residuati bellici, era un ente di Stato che Rossi presiede e nel ruolo appunto di braccio destro di Ernesto Rossi fu ha la possibilità, sto parlando degli anni che vanno dal 47 al 48-49, di partecipare a riunioni che sono riunioni programmatorie in realtà, molto importanti, a cui partecipano oltre naturalmente a Rossi, per esempio Roberto Tremelloni. Tremelloni tra le altre cose sarebbe stato il presidente del FIM, del Fondo per l'Industria Meccanica. A quelle riunioni partecipavano gli esponenti dello Svimez, che è stato ricordato prima appunto da Barbieri, cioè dall'ente per lo sviluppo per il Mezzogiorno, da cui in qualche maniera nel 1950 poi sarebbe nata la Cassa per il Mezzogiorno. A quelle riunioni partecipava anche Adriano Olivetti. Quindi fu a cominciare a ispirare, no, l'area di programmazione, della programmazione economica nazionale in quegli ambienti. Dopodiché la seconda grande esperienza che matura in questo senso la matura all'interno dell'ENI. Nel 1955 Foua lascia Ginevra, era stata Ginevra Foua dal 50 all'inizio appunto del 55 all'ONU, aveva lavorato alle Nazioni Unite all'interno della Commissione Economica per l'Europa come esperto di economia, lascia Ginevra, torna in Italia, va a Roma perché viene chiamato lì da Boldrini e da Mattei, e Boldrini e Mattei lo vogliono all'ENI per dare vita all'ufficio studi dell'ente nazionale idrocarburi, ente nazionale idrocarburi che era nato due anni prima, insomma, era del marzo del 1953. E Foua realizza, organizza un ufficio studi che è un piccolo capolavoro. Basta citare alcuni, insomma, dei giovani, allora giovani, giovanissimi intellettuali che chiama alla sua corte, all'ENI, cioè Giorgio Ruffolo, se ne parlava prima, no? Importantissimo appunto proprio nell'ambito poi della programmazione economica in Italia, ma anche Sabino Cassese, potrei ovviamente andare avanti, ma mi fermo qui. E capo, diciamo, dell'ufficio studi dell'ENI, nel 1957 Foua elabora un pianino, lo chiama così, sapete, Foua aveva questo vezzo per i diminutivi e per distorcere i suoi progetti, no? Così come intitolò Modellaccio, no? Questo suo modello di sviluppo economico dell'Italia, così chiamò pianino, quasi a sminuirne il valore, insomma, questo suo primo esperimento di programmazione. Era una programmazione evidentemente aziendale, l'ENI naturalmente era un gruppo industriale, però l'ENI aveva dimensioni, a parte che era evidentemente un ente a partecipazione statale, ma poi aveva dimensioni tali da rendere quel tentativo di programmazione ben più che una programmazione d'impresa, una programmazione aziendale, era un vero e proprio tentativo di programmazione economica su scala nazionale. Dopodiché Olivetti, che non amava molto, insomma, le programmazioni, o perlomeno le programmazioni, adesso dico una piccola cattiveria, ma forse motivata, che non elaborava lui, insomma, si vide presentare questo progetto da Foua e di fatto lo mise da parte. Questo fu uno dei motivi probabilmente per cui Foua si allontanò progressivamente da Olivetti fra il 1959 e poi il 1960, tanto poi da tornare ad Ancona. L'ultima esperienza fondamentale a cui partecipò Foua all'interno appunto di questo progetto della programmazione economica fu appunto la Commissione Nazionale per la Programmazione Economica, che prende vita nel 1962 all'indomani della presentazione della nota aggiuntiva da parte di La Malfa. Foua viene chiamato dal governo, entra a far parte del gruppo degli esperti di nomina governativa, e questa naturalmente è un'esperienza per lui fondamentale. Ecco, è con questo doppio bagaglio, diciamo, che da una parte Salmone e dall'altra Foua entrano nell'ISSEM e in qualche maniera ne indirizzano i lavori. Erano due personalità quindi molto vicine, se non altro per motivi biografici, ma contemporaneamente diverse e in certa misura perlomeno complementari. Dicevo prima di quell'episodio che secondo me è molto interessante, illuminante in qualche maniera del ruolo svolto dall'uno e dall'altro all'interno dell'ISSEM negli anni 60. Siamo nell'ottobre del 1964
e alla commissione, diciamo, al gruppo di esperti dell'ISEM guidato, coordinato da FUA, Salmoni, evidentemente nelle vesti di amministratore comunale, chiede delle indicazioni precise sul tipo di industria che, diciamo così, secondo il parere, secondo le previsioni degli esperti dell'ISEM, si sarebbe potuto impiantare nelle Marche. L'obiettivo naturalmente era quello di trasformare, torna questo termine, in questo caso questo verbo, trasformare la regione, quindi modernizzarla, quindi avviarla verso uno sviluppo economico che le Marche ancora non avevano vissuto, certamente non pienamente. E allora Salmoni dice: benissimo, però diteci per favore quali sono le industrie che si potrebbero attanagliare, si potrebbero inserire bene nel contesto marchigiano. In particolar modo, sono industrie, diciamo così, tipiche, tradizionali, tipiche della prima rivoluzione industriale, ad esempio industrie tessili, oppure stiamo parlando di industrie moderne, della seconda e della terza rivoluzione industriale, ad esempio industrie petrolchimiche. E Fuà gli risponde: ma dice, noi non abbiamo strumenti per dare delle indicazioni di dettaglio di questo tipo. E Salmoni reagisce male, dice: vabbè, ma allora, adesso ovviamente sto estremizzando e sto mettendoci un po' del mio, insomma, in questa ricostruzione, ma dai verbali dell'ISEM si evince, insomma, questa posizione, in qualche maniera, non dico conflittuale, ma certo dialettica. Salmoni dice: vabbè, ma allora a che cosa servono queste vostre indicazioni? Noi come amministratori dobbiamo avere degli elementi concreti che poi ci permettono di agire sul territorio per favorire eventualmente l'insediamento di un tipo di industria piuttosto che di un altro. Al di là di questo, gli obiettivi che Salmoni e Fuà, diciamo così, inseguono all'interno dell'ISEM e più in generale in quegli anni sono obiettivi assolutamente comuni. L'obiettivo è quello di modernizzare le Marche e quindi di sottrarle a quella meridionalizzazione, diciamo così, a cui la regione era andata incontro in realtà da molti decenni. Adesso evito di ricordare la questione marchigiana di inizio Novecento, no? Che pure era stata sollevata. C'erano stati parlamentari marchigiani, siamo proprio nei primi anni del XX secolo, che hanno detto che sostanzialmente le Marche assomigliavano in tutto e per tutto a una regione del Mezzogiorno, e come tale andavano sussidiate, aiutate e trattate. Ora, una situazione abbastanza simile, almeno nel dibattito politico ed economico, noi la ritroviamo anche negli anni 50 e negli anni 60. Bisognava modernizzare le Marche e per farlo, pensava Fuà ancora in quel periodo, bisognava puntare tutto sul settore secondario, quindi sull'industria. Ma attenzione, negli anni 60 ancora Fuà diceva nelle industrie ad alta o altissima intensità di capitale. Cioè l'idea di Fuà era che solo la grande impresa sarebbe stato in grado di in qualche maniera trascinare, trainare le Marche fuori dal suo stato di continuo, direi quasi perenne, sottosviluppo. L'idea dell'industrializzazione diffusa, dei distretti industriali e così via, è un'idea che Fuà maturerà e che accompagnerà soltanto qualche tempo dopo, a partire dalla fine degli anni 70, ancora di più all'inizio degli anni 80, ma ancora negli anni 60 l'idea è che le Marche debbano uscire dall'impasse economico-sociale attraverso imprese moderne, cioè grandi aziende. E qui torniamo a quella terza parola chiave che accennavo all'inizio e che è quella della trasformazione. L'idea, che è dell'ISEM, che quindi è anche di Salmoni, ma è anche evidentemente ancora di più di Fuà, è che le Marche debbano vivere quella grande trasformazione che l'Italia del Nord aveva vissuto negli anni del miracolo e poi del boom, cioè negli anni che sappiamo vanno più o meno, se usiamo le periodizzazioni classiche degli storici, dal 1950 al 1962-1963. E allora per farlo, l'ISEM naturalmente è un primo strumento a cui Fuà accompagna almeno altri due mezzi, e cioè la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Ancona, che sapete nasce già nel 1959 come costola, come appendice dell'Università di Urbino, e tale resterà fino al 1982, quando poi diventerà facoltà dell'Università poi di Ancona. Fuà
fu naturalmente, sarebbe sciocco dire che Fouad è stato il fondatore della facoltà di economia, è stato certamente però uno dei protagonisti di quel passaggio, è stato sicuramente fondatore dell'ISTAO e questo è il terzo degli strumenti, diciamo, di programmazione economica che Fouad mette in campo in quegli anni. L'ISTAO nasce, lo sapete, c'è Marcolini, insomma, che ovviamente potrà confermarlo molto meglio di quanto possa farlo io, evidentemente, nasce nel 1967. E se all'ISM Fouad dà il compito di diciamo così, analizzare, studiare la situazione economico-sociale delle Marche per proporre poi una via di sviluppo e appunto di trasformazione, alla Facoltà di Economia e Commercio di Ancona e all'ISTAO Fouad assegna l'obiettivo, diciamo così, l'onere di formare il capitale umano. Cioè di formare quegli imprenditori e quei manager che nelle Marche, sto parlando di imprenditori e manager moderni, evidentemente, che nelle Marche negli anni 60 mancavano quasi completamente. Ecco, all'interno di questo quadro, direi quasi come ciliegina sulla torta, in realtà ovviamente una ciliegina molto pesante, si inserisce la regione. Cioè la regione arriva nella visione di Fouad e mi piace dire anche, ma qui forse forse un po' i termini dell'analisi anche di Salmoni, arriva alla fine di un processo che parte dalla Facoltà di Economia, passa per l'ISM e poi per l'ISTAO, un processo che è motivato proprio dall'idea di programmare una grande trasformazione economico-sociale. La regione è evidentemente il mezzo che dovrebbe rendere concreti quei progetti che fino a quel momento, negli anni 60, erano rimasti solo sulla carta, erano rimasti sulla carta della programmazione economica nazionale, ma ancora di più evidentemente della programmazione economica regionale. Ora concludo, temo di aver preso già troppo tempo, con alcune considerazioni che però lascio lì sospese su come sia andata a finire la programmazione economica nelle Marche, intendo a partire dal 1970. In realtà è andata a finire male, me la potrei cavare così, ma è una semplificazione naturalmente che non aiuta a comprendere. Allora aggiungo alcuni elementi. Dicevo all'inizio che di programmazione si parla a ogni piè sospinto, in consiglio regionale e anche evidentemente in giunta. A fronte di questo profluvio di parole e di dibattiti intorno alla programmazione, che è programmazione urbanistica, ma ancora prima programmazione economica, a fronte di questo c'è una carenza di strumenti. Sono strumenti, ricordava giustamente Barbieri, di ordine finanziario ed economico, ma sono ancora prima strumenti di ordine amministrativo. Cioè mancano le deleghe, non si capisce quali siano le competenze, anzi si capisce benissimo quali sono le competenze. Barbieri ricordava prima l'articolo 117 della Costituzione, quell'articolo diceva che sostanzialmente le regioni avevano un piccolissimo margine di manovra e se non ci fossero stati interventi successivi da parte del legislatore, quel piccolissimo margine di manovra avrebbe di fatto impedito alle regioni stesse di attuare degli interventi in qualche maniera davvero importanti e davvero profondi. Ora, a questa situazione, diciamo, amministrativa e finanziaria di stallo si aggiunge negli anni 70 e poi negli anni 80 anche un cambiamento dello scenario politico e contemporaneamente un cambiamento dello scenario economico e sociale, cioè quell'afflato, no, che aveva mosso la programmazione economica negli anni 60 in Italia si perde anche perché cambia il contorno, cambiano i soggetti, ma cambia poi anche la spinta, diciamo così, e la voglia di fare programmazione, di farla in un certo modo. E quindi da una parte ci sono impedimenti oggettivi, dall'altra c'è una politica che perde, diciamo, la voglia, l'intenzione di programmare in una certa maniera. Tutto questo fa sì che la programmazione economica nelle Marche, almeno negli anni 70 e negli anni 80, rimanga lettera morta. Riprenderà, diceva giustamente Barbieri, su scala nazionale, ma poi anche per le Marche, riprenderà sicuramente vita a partire dalla fine del secolo e soprattutto all'inizio del secolo attuale in uno scenario diverso caratterizzato dall'Unione Europea e caratterizzato da altri strumenti. Scusate, l'ho fatta lunga, grazie.